Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi ti propongo una sequenza di Pilates leggero in cui andremo a fare dei movimenti delicati in cui però lavoreremo tutto il corpo, faremo delle articolazioni delle spalle e delle braccia, lavoreremo sul nostro centro, sugli addominali, sui glutei, quindi il lavoro è sempre globale ma delicato. E in particolare non ci saranno flessioni del torace, non ci saranno movimenti in cui solleviamo la testa dal pavimento, movimenti che possono dare fastidio a chi è sensibile a livello della cervicale oppure ha magari un'ernia iatale, per cui è poco indicato creare queste flessioni del torace. Puoi usare questo allenamento da solo oppure creare un abbinamento come warm up o cool down, quindi iniziare o finire un allenamento più intenso con questa piccola sequenza. Cominciamo in quadrupedia. Non staremo tanto in questa posizione che spesso va a gravare troppo sui nostri polsi, vedremo come scaricare un pochino il peso dai polsi stessi. Porta le mani bene sotto alle spalle, le ginocchia in linea con le tue anche, porta lo sguardo in una fascia appena oltre le tue mani, senti che stai in qualche modo premendo delicatamente con le mani, come se volessi spingere via il pavimento, e senti il pavimento pelvico, il trasverso attivi, quindi hai una piccola tenuta a livello di addominali, quindi senti bene, trattieni la pipì in questo momento. Andiamo a mobilizzare solamente il bacino, quindi facciamo un piccolo inarcamento inspirando, spingo il codino leggermente in fuori, fuori l'aria faccio una piccola retroversione attivando gli addominali. Inspira, spingi il codino in fuori, molto piccolo questo movimento lieve, fuori l'aria, piccola retroversione, cerca di allungare la colonna nella parte più bassa, nella parte della zona lombare. Inspira qui e fuori l'aria, risucchia bene l'ombelico alla colonna, facciamone ancora un paio, inspira senza lasciare andare completamente gli addominali, fuori l'aria, torna in questa piccola retroversione, ancora uno, inspira ed espira, fuori l'aria, torna e ritorna qui in neutro. Proseguiamo questo stesso movimento andando a fare tutta la gobba del gatto, il cat stretch. Inspira qui, espira, parti da questa curva addominale, retroversione, vai a fare tutta la gobba, porta lo sguardo verso il bacino, inspira, fermati qui un secondo ed espira, dal bacino ritorna verso il neutro, non lasciare andare completamente gli addominali. Inspira, prepara, fuori l'aria, retroversione dal bacino verso la testa, tutta la gobba. Cerca di non premere eccessivamente sulle tue mani, senti il carico sui glutei, sulle gambe, inspira qui ed espira, dal bacino ritorna, apri bene il petto, cerca spazio tra le spalle e le orecchie. In, prepara e fuori l'aria di nuovo, dal bacino verso la testa. Mantieni il peso centrale, non lo spostare eccessivamente indietro verso le gambe, in, rimani ed espira, dal bacino ritorna verso la tua testa. Proviamo ora a muovere come se scondinzolassi con il bacino, quindi pensa di portare l'anca verso la spalla, muovi un pochino anche le spalle, puoi spostare lo sguardo verso la tua anca o se preferisci puoi tenere la testa un pochino più centrale se questo movimento dà fastidio alla tua cervicale. Stiamo un po' esplorando il movimento possibile nella nostra colonna. E da qui proviamo a fare un cerchio completo in cui spostiamo il busto e il bacino verso un lato, andiamo su, andiamo dall'altra parte e passiamo dal centro. E continuiamo per qualche ripetizione questa curva. C'è sempre un po' il concetto del cat stretch che rientra, però pensa di fare un cerchio verticale, come se il tuo sterno volesse descrivere questo cerchio dal basso verso l'alto. Stiamo andando sempre nella stessa direzione, facciamone ancora un giro completo da questa parte e proviamo a esplorare la parte opposta, quindi andiamo dalla parte opposta, andiamo a fare sempre questa esplorazione del movimento, quindi sentiti libero di sperimentare, di sentire il peso che passa da una mano e un ginocchio all'altra mano e ginocchio. Facciamone ancora un paio da questa parte, respira liberamente, quindi permetti al respiro di incanalarsi all'interno del movimento e ci fermiamo un secondo in neutro. Ora cerchiamo di scaricare un pochino il peso dai polsi e cerchiamo di spostare il peso sulle dita, sui polpastrelli. Questo vuol dire che il tuo peso è cambiato, quindi sposta il tuo peso leggermente indietro verso le gambe, senza esagerare. Quindi se possibile fai questa posizione
Ora, pensa di allungare la tua gamba destra indietro, quindi l'appoggio bene sulle entrambe le mani. Inspira qui ed espira, solleva di qualche centimetro la tua gamba, fuori l'aria sali, inspira, torna giù, avanti così, fuori l'aria 2 e ritorna, ancora sali 3, tieni gli addominali sempre attivi, ritorna, gli ultimi 2 così, fuori l'aria 4 e ritorna, ancora 1, 5, ritorna, piega il ginocchio. Se possibile, siediti un secondo indietro oppure rimani in ginocchio e sciogli un pochino i tuoi polsi. Ripetiamo questa sequenza con la gamba sinistra. Se questa posizione non è confortevole, ritorna con l'appoggio di tutto il palmo della mano. Quindi sistema questa posizione, anziché portare il peso in avanti, stai scaricando il peso leggermente indietro, la tua schiena è sempre neutra, no curva ma neutro. Allunga indietro la tua gamba sinistra, fermati qui. Sistema la posizione in modo da alleggerire il carico delle tue mani e dei tuoi polsi. Inspira, prepara ed espira, solleva la gamba sinistra. 1 e ritorna. Non serve che tu la sollevi più di tanto. 2 e ritorna. Ancora sali 3. Facciamone ancora 2. Avanti così, fuori l'aria 4. E ritorna, ancora sali 5, ritorna, piega il ginocchio e qui allunga un secondo indietro se possibile verso i talloni. Lascia le tue mani rilassate, puoi portarle anche sotto la fronte se preferisci oppure lungo i tuoi fianchi e poi da qui srotola la colonna verso l'alto. E passiamo a sdraiarci a pancia in su. Se sei abituato a mettere uno spessore sotto la testa, sistemalo pure sotto la tua testa per rendere confortevole la posizione della tua cervicale. Prenditi un attimo per sistemare l'allungo della cervicale, l'apertura del petto, la sensazione di appoggio delle scapole sul tappetino. Ora da qui cominciamo a fare dei cerchi con le tue braccia. Porta le braccia verso il soffitto, stiri spazio tra le spalle e le orecchie. Inspira, porta le braccia verso la testa, espira, fuori l'aria, scendi fino ai fianchi. Inspira mentre sali, mantieni la connessione addominale e fuori l'aria, scendi. Attenzione che le braccia non portino il tuo busto in arcare, ma mantieni, se possibile, una leggera spinta verso il basso delle scapole del torace. Fuori l'aria, scendi, facciamone ancora uno completo, inspira su. Le braccia vanno fino ai fianchi, riportale verso l'alto. Ora solleva, tieni gli addominali bene attivi, stacca la tua gamba destra a tavolino. Inspira, porta le braccia verso la testa, mentre apri e scendi verso i fianchi, allunga la gamba in avanti. Fuori l'aria. Inspira, ritorna nel tavolino. Ancora fuori l'aria, allunga 2. Inspira, ritorna. E avanti ancora fuori l'aria 3. Sostieni bene la gamba dagli addominali, ancora fuori l'aria 4, facciamone ancora uno così, inspira e ancora fuori l'aria 5, riporta le braccia giù, piega il ginocchio a tavolino. Ora stendi questa gamba, facciamo una sorta di biciclettata con la gamba destra, piega, stendi verso l'alto e allunga, sfiora il pavimento. Cerca di tenere il bacino il più possibile stabile. Non è necessario che la tua gamba si stenda completamente fino a dove riesci ad allungare. Ancora un paio di volte da questa parte, vai su e ritorna, ancora sali. Facciamo l'ultimo giro da questa parte. Parti dal tavolino, inverti la direzione, quindi vai avanti, sfiora il tappetino, vai su verso l'alto con la gamba dritta. Ancora fuori l'aria 2, inspira, ritorna, ancora fuori l'aria 3. E ritorna, ancora l'ultimo, scendi, 4, facciamone ancora uno qui, fuori l'aria 5, ritorna con la gamba a tavolino e riappoggiala. Prepariamoci per fare tutto dall'altra parte, attiva bene i tuoi addominali, stacca la gamba sinistra, portala su, porta le braccia verso l'alto, inspira braccia verso la testa ed espira come se le tue braccia spingessero via la tua gamba sinistra, 1, inspira, torna con le braccia verso la testa, ancora fuori l'aria 2, senti il lavoro addominale, inspira, ritorna, avanti ancora fuori l'aria 3, inspira, ritorna, avanti ancora fuori l'aria 4 e ritorna, ancora 1 fuori l'aria 5, ritorna, riporta le braccia lungo i tuoi fianchi. Ora andiamo a
ruotare, quindi bicicletta con la gamba sinistra, vai su, scendi, cerca di sviluppare questa gamba verso il soffitto e poi falla scendere in controllo con gli addominali, ancora sali 3 e ritorna, cervicale sempre allungata e scarica, 4 e ritorna giù, ancora 1, allunga, 5, completa il cerchio, passa un secondo dal tavolino e inverti la direzione, quindi vai ad allungare in avanti, sfiora il tappetino, sali e di nuovo fuori la riallunga, attiva i tuoi addominali e ritorna, ancora allunga 3 e ritorna su, ancora avanti 4 e ritorna, facciamone ancora uno così, 5, ritorna e riappoggia bene il piede in parallelo con l'altro. Da questa posizione solleviamo sempre braccio e gamba in opposizione. Solleva braccio sinistro, gamba destra, prepara la gamba a tavolino, allunga braccio e gamba in due direzioni opposte, quindi senti forte il lavoro degli addominali, ritorna e riappoggia. Cambiamo gamba ogni volta, gamba sinistra, braccio destro. Inspira qui, fuori la riallunga, inspira ed espira, ritorna giù. E continuiamo lo scambio, inspira braccio e gamba opposti, fuori l'aria, sostieni dagli addominali, inspira, ritorna e scendi con braccio e gamba, avanti così, in, fuori l'aria, allunga, inspira, ritorna e riappoggia, avanti di nuovo, in, fuori l'aria, libera bene il respiro qui, inspira, ritorna e riappoggia, inspira, sali, fuori l'aria, allunga, inspira, sali e facciamo l'ultimo per lato, la gamba destra sale, inspira qui, fuori l'aria, allunga, ritorna e riappoggia, la gamba sinistra sale, inspira, prepara, fuori l'aria, allunga, ritorna e riappoggia. Ora partiamo con le braccia in allungo verso il soffitto, palmi che si guardano, attenzione sempre alla posizione di scarico e di distanza delle spalle dalle tue orecchie. Ora attiva gli addominali ancora prima di sollevare, solleva una gamba a tavolino, l'altra gamba a tavolino, apri le braccia una volta, ritorna, ancora una volta, fuori l'aria, ritorna, scendi con la gamba destra, scendi con la gamba sinistra. Partiamo con la gamba sinistra, attiva gli addominali, solleva la gamba sinistra, tieni tantissimo gli addominali, stacca anche la gamba destra, gambe parallele, inspira qui, braccia che aprono due volte, fuori l'aria, ritorna su, ancora fuori l'aria, apri, ritorna, appoggia la prima gamba, la sinistra cerca il pavimento, la destra ritorna, ripetiamo ancora. Attiva gli addominali, quindi quel piccolo micro movimento di retroversione, stacca la gamba destra, stacca la gamba sinistra, inspira qui, fuori l'aria, apri e ritorna, ancora fuori l'aria, apri, ritorna, la gamba destra cerca il pavimento, si riappoggia, la sinistra, solo qui puoi lasciare andare un filo gli addominali, riprendi quell'attivazione, la gamba sinistra sale, la destra sale, inspira, tienilo qui, fuori l'aria, apri, e ritorna su, ancora fuori l'aria, apri, risali, riappoggia la sinistra, riappoggia la destra e rilassa un secondo anche le tue braccia. Ottimo lavoro, benissimo. Ora ritorna con le braccia ben in allungo e portale un filo più verso l'esterno, quindi crea una base di appoggio con le braccia un pochino più aperta. Le tue gambe si avvicinano leggermente, andiamo a fare una piccola sequenza di rotazione leggera a livello delle nostre anche. Stendi la gamba destra verso l'alto, accavallala sulla gamba sinistra, vai a ruotare leggermente senza scollare le spalle, ritorna su e riappoggia in parallelo. Gamba sinistra sale, accavallala, vai leggermente a ruotare, ritorna al centro, stacca la gamba sinistra, riportala su e scendi. Avanti così, sali. Quindi senti il lavoro addominale che ti sostiene mentre stai facendo questa piccola rotazione. Torna al centro, allunga e scendi. Addominali costantemente attivati. Accavalla la gamba, vai in leggera rotazione. Ritorna al centro, vai in allungo e ritorna. Avanti ancora, sali. Fuori l'aria, allunga
E ritorna. E ancora la gamba sinistra. Vai in rotazione. Ritorna. Su, facciamo gli ultimi due. Gamba destra sale. Vai in rotazione. Ritorna al centro e scendi. Gamba sinistra sale. Rotazione leggera. Ritorna al centro e riappoggia. Ora porta le braccia in allungo verso l'alto, con i palmi che guardano in avanti, le dita bene aperte, i pollici che si sfiorano tra di loro. Cervicale bene in allungo, porta il tuo bacino in neutro, quindi senti il pavimento pelvico, il trasverso attivi, la piccola curva lombare presente sul tappetino. Inspira qui ed espira, apri i gomiti, appoggiali un secondo sul pavimento, spingi delicatamente verso il basso, senti il lavoro nei dorsali. Inspira, ritorna ad unire i pollici verso il soffitto, fuori l'aria, apri 2, inspira, riallunga, ancora fuori l'aria 3, inspira, torna verso l'alto, ancora fuori l'aria 4, inspira, ritorna, avanti ancora, apri 5 e ritorna, ancora fuori l'aria 6. Facciamo gli ultimi due qui, fuori l'aria 7. Sul prossimo ci fermiamo in discesa. 8, fermati qui. Ora, con molto controllo, porta le mani verso il pavimento da una parte e dalla parte opposta, senza forzare. Ancora fuori l'aria. Inspira, ritorna. Avanti ancora 5 e ritorna. Ancora 4 e ritorna. Ancora gli ultimi 3. E ritorna giù, ancora gli ultimi due, e ritorna, ancora uno, completa il giro verso il basso, ritorna al centro e rilassa. Porta le mani un secondo verso l'alto, stringi i pugni e vai a ruotare, quindi diamo un pochino di allungo e di massaggio ai nostri polsi. Ruota, mantieni intanto la cervicale bene allungata, il bacino neutro, cambia direzione alla circonduzione dei tuoi polsi. Tieni sempre le braccia allungate verso l'alto, le spalle scariche. Ora allunga le dita delle mani e cercheremo di fare degli angoli di 90 gradi. Una mano va in avanti, l'altra viene indietro e continua a scambiare. Quindi fai in modo che le mani siano proprio tipo paletta, tipo Barbie, e cerchi di immobilizzare il tuo polso senza forzarlo. Sentirai la muscolatura all'interno degli avambracci che si attiva per fare questo movimento in una direzione e nell'altra. Avanti ancora per 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. E rilassa un secondo. Ora proviamo un secondo quello che è una riproduzione del floreo della danza flamenca. Per cui mobilizziamo bene le nostre dita a partire dai mignolini. Quindi tira verso l'interno, mignolo, anulare, medio, indice e pollice. Gira leggermente le tue mani, sempre dal mignolo fino al pollice. 1, 2, 3, 4, 5. E verso l'interno, stringi, apri dal mignolo verso il pollice. Verso l'interno e verso l'esterno, anche qui un paio di volte ancora, e dal mignolo verso il pollice, dal mignolo verso il pollice, fai il pugno e poi apri e shaker un secondo. Molto bene. Da qui ci giriamo sul fianco sinistro, quindi se possibile appoggiati sul fianco sinistro, libera la gamba destra e il braccio destro. Le posizioni della tua testa, puoi rimanere qui oppure scendere un pochino o allungare il braccio su cui appoggi. Scegli tu la posizione di scarico per la tua cervicale. E quando sei qui allinea bene le tue anche, le gambe sono piegate e il braccio destro appoggiato in questa direzione. Allunga la tua gamba destra. Vai a portare bene in allungo in linea con il tuo busto, spalla, anca, caviglia in una linea continua. Portiamo il braccio destro verso l'alto e lo teniamo su per adesso. Inspira, sfiora con la punta del piede destro il pavimento e sali fuori l'aria 1. Inspira, scendi, avanti 2 e ritorna, ancora sali 3 e ritorna, avanti sali 4. E ritorna ancora 1, 5 e ritorna. Ora, mentre la gamba scende, porta il braccio destro per quanto possibile verso la testa. Inspira qui ed espira fuori l'aria, il braccio verso la gamba 1 e ritorna ancora fuori l'aria 2 e ritorna avanti, sali 3
e ritorna, ancora sali 4 e ritorna avanti, ancora sali 5, facciamone ancora 3 così, fuori l'aria sali 6 e ritorna avanti 7, facciamo l'ultimo così, ancora fuori l'aria 8, ritorna, piega il ginocchio e riporta il braccio qui davanti. Braccio stendilo in avanti, inspira qui ed espira, portalo su, fuori l'aria, sali. Quindi per adesso non muovere il busto, ma cerca di mobilizzare il movimento della tua spalla, la spalla che apre e tieni gli addominali per tenere il busto fermo. Facciamone ancora un paio così, apri bene, ritorna giù, ancora apri. Ora accompagniamo questo movimento un pochino con una rotazione del busto, sostieni sempre la tua testa e ritorna qui davanti. Ancora fuori l'aria 2 e ritorna. Controlla bene questa rotazione, sostieni dagli addominali 3, mobilizza bene la tua spalla e il busto. Ancora ruota 4, sostieni la tua testa. Facciamo gli ultimi due qui. Apri 5 e ritorna. E ancora 1, apri 6. Ritorna, molto bene, riappoggia il braccio. Per concludere facciamo una piccola mobilizzazione dell'anca, solleva leggermente la tua gamba destra, tienila piegata e cerca di fare un cerchio, come se scrivessi con il ginocchio questo cerchio nello spazio. Tieni il bacino stabile, senti un po' la pressione della gamba sinistra sul tappetino, quindi stiamo mobilizzando un pochino il femore all'interno della sua cavità, non esagerare su questa rotazione. Facciamone ancora uno da questa parte e cambiamo direzione, quindi partiamo da dietro, lo portiamo verso l'alto e ritorniamo giù. Vai indietro, su, avanti, ritorna, quindi mobilizza senza muovere più di tanto il tuo bacino, continua a tenere le spalle e la testa rilassate. Facciamo gli ultimi due anche qui, vai indietro e torna in avanti, ancora uno dietro, torna in avanti, benissimo. E ci prepariamo per fare tutto dall'altra parte. Quindi sistemati sul fianco destro, gamba a sinistra libera per lavorare, comincia a sistemare bene la posizione della tua testa, allunga la gamba in linea con il tuo bacino, senti di nuovo quella linea spalla, anca, caviglia. Scarica bene le tue spalle, il braccio sinistro va su verso il soffitto, inspira, prepara, il piede va a sfiorare il pavimento e fuori l'aria solleva, uno, e ritorna, senti quella parte laterale del gluteo che lavora per salire, ancora fuori l'aria tre, e ritorna, ancora sali quattro, e ritorna, avanti ancora uno così, cinque. Ora, mentre appoggi delicatamente la punta del piede, vai a caricare il tuo braccio, inspira qui e fuori l'aria sali, uno. Inspira, ritorna, ancora fuori l'aria 2 e ritorna giù, ancora sali 3 e ritorna avanti, fuori l'aria 4 e ritorna avanti ancora 5, facciamo gli ultimi 3 anche da questa parte, fuori l'aria 6 e ritorna avanti ancora 7 e ritorna ancora 1, 8, ritorna e rilassa un secondo. Scarica la spalla, braccio che allunga in avanti, inspira qui, solo il braccio, apri bene dalla spalla, uno, e ritorna, ancora fuori l'aria, due, e ritorna, ancora apri, tre, e ritorna, avanti, fuori l'aria, quattro, facciamone ancora uno così con il busto stabile, cinque. Ora, sempre sostenendo la tua testa, comincia a ruotare delicatamente con il busto e ritorna. Dai sempre un pochino di controllo dagli addominali, apri in rotazione leggera e ritorna, fuori l'aria, apri, inspira, ritorna e facciamone un paio ancora qui, fuori l'aria, allunga. Ritorna e ancora fuori l'aria va bene a lungo, ritorna e rilassa un secondo. Anche qui solleviamo leggermente il ginocchio sinistro, andiamo a creare questa rotazione del femore sinistro. Quindi esplora un pochino il range di movimento che il tuo femore può fare in questa rotazione. Ancora un paio di volte qui, senti sempre la pressione della gamba destra sul tappetino. E ora cambia direzione, spingi la gamba indietro, falla salire il ginocchio e riportala qui davanti.
Quindi senti tutta la muscolatura della gamba, del gluteo che ti aiuta a fare questa rotazione, questa circonduzione del tuo femore. Dietro, su e avanti. Anche qui facciamo gli ultimi due. Dietro, avanti, dietro, avanti. E riposa un secondo. Aiutati con le mani per venire a sederti. Se è comoda la posizione a gambe incrociate, fermati in questa, altrimenti sentiti libero di sederti su una sedia. L'importante è che la posizione seduta non abbia fastidi nella zona delle anche, delle ginocchia, della colonna lombare, quindi cerca una posizione che sia comoda. Una sedia con i piedi appoggiati sul pavimento è altrettanto valida. Prenditi un attimo per sistemare gli ischi in appoggio, le ossa verticali del bacino, e senti veramente quell'allungo che ti porta verso l'alto. Ora portiamo i gomiti vicini al busto e incrociamo le mani una sull'altra. Quindi i gomiti sono quasi incollati sul tuo busto e le mani incroceranno una sopra l'altra alternando. Inspira, prepara ed espira, rotazione verso l'esterno degli omeri. Uno, inspira, ritorna, fuori l'aria, due. Quindi continuando ad aprire le tue braccia in questo modo, la spinta delle mani indietro, andiamo a lavorare la muscolatura dorsale. Quindi senti che la parte posteriore delle braccia e il dorso lavorano per permettere questo movimento di apertura. Non perdere la tensione addominale, quindi la tenuta degli addominali, e l'allungo verso il soffitto. Quindi c'è il tuo corsetto addominale che si attiva costantemente. Ancora, uno, e ritorna, fuori l'aria, due, facciamo gli ultimi quattro, avanti, uno, e ritorna, due, e ritorna, tre, e ritorna, quattro, e ritorna. Ora apri più o meno dove sei arrivato fino adesso, inspira, allunga le braccia ed espira, richiama i gomiti verso il punto vita, fuori l'aria, tira, inspira, riapri, senti quei dorsali che ti aiutano a tirare i gomiti verso la tua vita, inspira, riallunga, fuori l'aria, tre, inspira, ritorna, ancora fuori l'aria, quattro, inspira, riallunga, ancora fuori l'aria, cinque, e ritorna, avanti ancora 6, facciamo gli ultimi due, inspira, ancora fuori l'aria, scendi 7, e ritorna, ancora 1, 8, riallunga, rilassa un secondo, sciogli un paio di volte le tue spalle. Prepara ora questa posizione delle tue braccia, gomiti in linea con le tue spalle, i palmi che guardano verso di te, scarica le spalle. Inspira qui ed espira, apri il tuo braccio destro, quindi sistema bene l'angolo di 90 gradi. Inspira, ritorna, solamente la sinistra, fuori l'aria, apri. Ora lavoriamo con le braccia insieme, apri tutte e due, fuori l'aria, vai. Inspira, ritorna, ripartiamo sempre dalla destra per prima, ritorna al centro. Sinistra, fuori l'aria, ritorna al centro, entrambe le braccia, apri e ritorna, avanti ancora, destra. E ritorna, fuori l'aria, sinistra, ritorna al centro, tutte e due le braccia, fuori l'aria, facciamo ancora una sequenza, il destro da solo, ritorna, il sinistro, ritorna, entrambe le braccia, ritorna e rilassa un secondo. Molto bene. Aggiungiamo una rotazione in cui cerca di usare i tuoi addominali laterali per ruotare. Quindi l'appoggio delle mani in realtà sarà molto delicato se pensa di ruotare mantenendo l'allungo verso il soffitto. Porta le braccia verso l'alto, andiamo a ruotare verso destra, una mano si appoggia delicatamente in avanti, l'altra indietro. Inspira, torna su, giriamo verso sinistra, cerchiamo di ruotare usando la parte laterale dell'addome. Inspira, sali, allungati verso l'alto e fuori l'aria, rotazione. Ancora, inspira, su. Ed espira, scendi, avanti così, in, caricati bene verso l'alto, fuori l'aria, scendi, inspira, sali, andiamo verso sinistra, facciamo gli ultimi due, inspira, su in allungo, fuori l'aria, gira verso destra, inspira, allunga, verso sinistra, facciamo l'ultima salita delle braccia e questa volta riportiamo verso il basso. Appoggia delicatamente le mani di fianco alle tue gambe, flessione laterale, inspira, prepara, fuori l'aria, allunga, tieni il bacino il più possibile fermo, ritorna su e scendi, braccio sinistro sale, inspira, fuori l'aria, allunga anche da questa parte, inspira, sali
e ritorna giù, ancora braccio destro sale, flessione laterale, attenzione alla spalla verso la quale stai andando, ritorna in allungo senza mollare gli addominali, scendi, braccio sinistro sale, fletti la colonna lateralmente, ritorna e torna qui. Appoggia le mani sulle tue ginocchia, prepara il tuo braccio destro in allungo in avanti, inspira, vai a ruotare verso la tua sinistra, inspira qui ed espira, vai in apertura, fuori l'aria. Puoi spingere leggermente su questa mano per andare a ruotare un pochino di più. Inspira, incrocia, fuori l'aria, apri due. Inspira, ritorna. E avanti così, fuori l'aria, tre. Mantieni il braccio in linea con la tua spalla. Ancora, fuori l'aria, quattro. Inspira, incrocia. Avanti così, fuori l'aria, cinque. Facciamone ancora uno. E avanti ancora, fuori l'aria, apri, sei. Ritorna al centro, riappoggia tutto con l'altro braccio. Parti col braccio in linea con la tua spalla, scarica bene qui, inspira, vai a incrociare, quindi gira verso destra, inspira, fuori l'aria, vai in allungo verso sinistra, uno, inspira, ritorna, e avanti ancora, fuori l'aria, senti che lo svitamento parte dai tuoi addominali, due, e ritorna, avanti ancora, ruota bene, tre, inspira, ritorna, e avanti ancora, fuori l'aria, ruota, quattro, inspira, ritorna, gli ultimi due anche da questa parte, apri, rendilo il più possibile ampio e ogni volta cerca di andare più in profondità in questa rotazione. L'ultima ripetizione ancora, fuori l'aria, allunga, ritorna e rilassa. Ruota un paio di volte le spalle indietro per provare a scaricare un pochino i dorsali. Immaginiamo di avere una palla tra le nostre braccia, un po' la prima posizione della danza classica. Portiamo le braccia verso il soffitto. Inspira qui ed espira, mentre porti giù le braccia, fletti delicatamente la tua colonna, quindi fai una piccola curva, porta lo sguardo verso il bacino, inspira, ritorna su, ancora fuori l'aria, curva dalla testa, senza perdere l'appoggio degli ischi, inspira, ritorna in allungo, e avanti ancora, fuori l'aria, mantieni quel cerchio tra le tue braccia, inspira, ancora uno così, fuori l'aria, scendi, ritorna verso l'alto. Ora questo movimento lo portiamo verso destra, fuori l'aria, come se volessi abbracciare e avvolgere il tuo ginocchio destro, ritorna su, giriamo verso sinistra, fuori l'aria, scendi, inspira, risali e di nuovo verso destra, fuori l'aria, scendi, ritorna in allungo, gira verso sinistra, fuori l'aria, scendi, ritorna al centro, apri le tue braccia e rilassa un secondo. Intreccia le dita delle tue mani, porta le mani in avanti e curva. Senti le mani che tirano in avanti, la spalla destra viene avanti, la spalla sinistra. Cerchiamo bene di strecciare la parte del dorso, lo sguardo sempre verso il tuo bacino. E poi fermati al centro, porta le braccia verso il soffitto, riporta lo sguardo bene qui davanti, lascia andare le braccia, riportale giù, ruotiamo le ultime 5 volte indietro, 1, ancora 2, ancora 3, 4, 5, benissimo. Grazie mille per essere stato con me, spero che il video ti sia piaciuto, lascia un like se ti è piaciuto, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità. Grazie mille, ti mando un grandissimo abbraccio, a presto!